Che bello rivedervi! Come state? Noi stiamo benissimo, ma soprattutto siamo felicissimi di rincontrarvi. Siete pronti per una nuova avventura da vivere insieme? Perfetto, perché il nostro Gesù ha preparato per voi una grande sorpresa. Ve la mostro subito. Eccola qui. Si tratta di un invito. Vogliamo scoprire insieme di cosa si tratta? Allora lo apro per voi. Lasciate che i bambini vengano a me. Avete mai sentito questa storia? Un giorno Gesù stava parlando agli adulti, quando all'improvviso arriva un gruppo di bambini proprio come voi, perché avevano sentito parlare di lui e volevano incontrarlo ad ogni costo. I discepoli però cercarono subito di fermarli, perché pensavano che Gesù avesse cose più importanti da fare e che non avesse nemmeno un attimo per stare con loro. Gesù si accorse subito di quello che stava succedendo, corse dai discepoli e gli disse: "Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite". Allora i discepoli furono costretti a mettersi da parte. Quei bambini corsero subito incontro a Gesù. Gesù li prese in braccio, li abbracciò forte e li benedisse e passò del tempo con loro facendogli sentire tutto il suo amore. I bambini scoprirono subito che Gesù era diverso dagli altri adulti. Quelli non hanno mai tempo per stare con loro. Invece, Gesù aveva lasciato ogni cosa pur di fargli sentire quanto per lui erano speciali. Proprio come sei speciale tu per Gesù. Allora, questo invito oggi è anche per te. Anche tu sei speciale per lui. Quella di oggi è una vera e propria chiamata. Gesù ti sta dicendo: ti sto aspettando, vieni perché desidero diventare il tuo migliore amico. Mi raccomando, dice Gesù, non lasciarti fermare da nessuno, ma corri incontro a me. Avete voglia di incontrarlo anche voi? Vi va? E allora eccola qui. C'è una strada da percorrere insieme. Alla fine della strada troveremo Gesù con le braccia spalancate, pronto ad abbracciarci. Vi va di fare una corsa verso di lui? Ci state? Lungo questa strada incontreremo degli adulti, ma tranquilli, perché stavolta non faranno come i discepoli, non ci fermeranno, ma anzi ci aiuteranno a correre più veloce verso di lui. Questi nostri amici ci racconteranno come anche loro da piccoli hanno incontrato Gesù, hanno sentito tutto il suo amore e ancora oggi, da grandi, continuano ad essere loro amici. In questa prima tappa incontreremo Anna Lisa, una giovane amica di Gesù, che ci parlerà della fede, ci aiuterà a capire come ha fatto nella sua vita a fidarsi sempre di lui. Allora siete pronti? Anna Lisa, ci senti? Noi siamo pronti ad ascoltarti. Raccontaci tutto. Io sono una bambina di Gesù perché qualcuno me l'ha fatto incontrare. Sapete, l'ho incontrato quando ero piccola proprio come voi e ho imparato a conoscerlo, proprio come si fa quando si conosce il proprio migliore amico. Beh, lui però è un amico speciale. Ci sorprende sempre. E ha sorpreso anche me quando mi ha chiesto di partecipare al meeting. Io ero sicura che lì sarei stata felice. Sì, ne ero proprio sicura. Sapete, lui c'è stato davvero. Come lo so? Beh, immaginate quando siete tristi, anzi no, quando avete paura di qualcosa e poi improvvisamente qualcuno vi rassicura. E tornate ad essere felici. Beh, Gesù è lì. Oppure immaginate quando litigate con qualcuno e siete davvero molto arrabbiati. E poi però tornate a fare pace con lui. Beh, Gesù anche è lì. Vedete, Gesù è sempre con noi, però dobbiamo rendercene conto. E per farlo bisogna fidarsi di lui. E io sì, mi sono fidata di Gesù.
E mi sono fidata quando ho partecipato al meeting, perché anche se ero stanca, anche se avevo tante preoccupazioni, sono stata poi lì con lui e con tanti bimbi come voi. E ho vissuto dei momenti davvero stupendi. È un po' come quando si chiudono gli occhi e ci si lascia abbracciare da un abbraccio fortissimo. Quello è l'abbraccio di Gesù, che è iniziato al meeting quando ho incrociato gli occhi dei primi bimbi che sono arrivati. E poi è continuato, eh? È continuato quando insieme a loro abbiamo giocato, quando abbiamo pregato, quando abbiamo cantato, quando abbiamo saltato e quando abbiamo ringraziato Gesù per tutto quello che ha creato per noi. Perché sapete, lui ha creato tutto per noi, per renderci felici. E cosa ho scoperto? Che lui vuole vederci felici e per esserlo noi dobbiamo lasciarci sempre abbracciare da lui, come in quell'abbraccio ad occhi chiusi che vi ho detto prima. Beh, se noi ci lasciamo abbracciare da Gesù, saremo veramente fiduciosi di Lui. Eccola qui, la prima indicazione che ci ha dato Annalisa. Per percorrere la nostra strada c'è bisogno della fede. Avete capito come si fa ad avere fede? Basta chiudere gli occhi e lasciarsi abbracciare da Gesù, perché proprio in quell'abbraccio sentiamo tutto il suo amore e niente può più farci paura. Proprio questo amore ci aiuta a superare qualsiasi prova come dei veri cavalieri. Anche San Paolo ci racconta che possiamo vincere ogni cosa se indossiamo l'armatura di Dio. Sapete com'è fatta questa armatura? È fatta dalla spada della parola, che ci aiuta a ricordare sempre le parole che Gesù ci ha detto quando era tra noi. Poi abbiamo l'elmo della salvezza, che ci fa essere sicuri che un giorno vivremo di nuovo insieme, felici con lui in mezzo a noi. Ed infine lo scudo della fede, che è la certezza del suo amore per ognuno di noi. Allora, pronti a mettervi alla prova per diventare dei veri cavalieri di fede, rivestiti dell'armatura di Dio. Siete pronti quindi per giocare insieme? Giochiamo a mosca cieca della fede. Chiudete gli occhi e fidatevi ciecamente di mamma e papà, che vi guideranno in giro per la casa alla ricerca degli elementi per conquistare l'armatura di Dio e diventare suoi perfetti cavalieri. Vediamo un po' come ve la cavate. Buon divertimento! Ciao a tutti, oggi farò un gioco con me, mio fratello, papà e mamma. I nostri genitori nasconderanno degli oggetti che noi dovremo trovare da bendati. Forza! Fino a che non dico stop. Stop. Girate a sinistra. Questa è di Sì. Avanti, 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 avanti. Ci siete quasi, ci siete quasi. Ecco, siete arrivati. Scoprite gli Bendatevi. occhi. Vediamo cosa abbiamo trovato. Che cos'è? La parola di Dio. Vuoi vedere il primo oggetto? Sì. Allora, forza, verso di me. Avanti. Avanti, 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 destra, destra, avanti, 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 stop! Un passettino avanti, mani giù, ecco! Fate vedere, fate vedere! I caschi della salvezza! Sì! Wow! Bravi! Questi sono da indossare subito allora! Ok, alla ricerca del terzo allora, oggetto! Quindi troveremo il terzo oggetto senza bende.
acqua e fuoco. Pronti? Sì. Via! Cominciate a camminare per questa stanza. Acqua. 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 Pocherello. Pocherello. Poco. Pochissimo. Pochissimo. Ecco. E adesso tutti e tre gli oggetti sono stati trovati! Yeah! Ta-da! Questo è lo scudo della mia fede. Se volete, bambini, potete costruirne uno anche per voi. E sapete a cosa serve? Serve a proteggermi da tutte le cose brutte che il diavoletto potrebbe mandarmi. Pensieri cattivi, tristezze, paure, angosce, disobbedienze. Ecco allora che lui viene in mio aiuto. È un dono che Gesù ci fa. Allora affidiamoci a Gesù e fidiamoci di Lui, perché faccia crescere nel nostro cuore questo dono grande, la fede. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao!